Buongiorno, buongiorno, eccoci alla nostra super extra live del sabato pomeriggio. Ma ciao a tutte ragazze, un salutone dalla nostra super regia immancabile, sempre qua presente insieme a me. E vedo tantissime anche voi che siete presenti all'appello, bravissime. Come state? Come state? Ciao Maria Rosa, buongiorno Tiziana. Buongiorno Milena, voi siete sempre le prime, mi sa, brave, brave. Ciao Simonetta, buongiorno. Daniela, allora, cosa mi raccontate? Rosaria, buongiorno, super coppia, sì, dassi. Rosa, ciao, un bacione. Marilu, un bacio anche a te, grazie. Anna Maria, ma ciao, voilà. Lei è sempre presentissima. Salima, buongiorno. Daniela, eccoti. Elisa, ragazze, vedo che siete già in tante. Grazie, grazie, grazie. Davvero un bacione, ovviamente, a tutte, 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 anche se non vi nomino, mi raccomando. Buongiorno Barbara, buongiorno Rosa. Ciao Rosa, Zaza, buongiorno, Suor Rosa. Allora, ragazze, ovviamente. Vi ricordo che la diretta la potete rivedere in qualsiasi momento, sempre sui nostri canali di YouTube, che è Creativa Web TV, e anche sul gruppo Facebook Creativa Club. Solo dal gruppo Facebook Creativa Club potete scaricare i nostri cartamodelli gratuiti, ok? Allora, oggi ragazze, nuovo mese, eh? Com'è? Come sta andando questo febbraio? Ciao Anna, ciao Ada. Allora, come sta andando? Allora, beh, io abbastanza stancante perché stiamo ovviamente finendo i preparativi per la presentazione della collezione della nuova stagione, quindi insomma un po' di frenesia, come dire, perché ovviamente c'è un'ombretta, c'è ancora comunque da fare, le cose insomma non finiscono mai, perciò poi siamo sempre, le cose arrivano anche agli ultimi momenti, quindi bisogna sempre rifare qualcosa. Certo, condividete ragazze, sempre, vedo che lo fate, quindi grazie mille, perché così almeno saremo sempre di più, ci divertiamo sempre di più insieme. Ciao Cinzia! Ecco la Sartoria Maffi, Antonio Maffi, buongiorno Mafalda, nostri rivenditori. Ciao Jessica, Lucia, buongiorno. Allora, dicevo, nuovo mese. Ciao Rossana, buongiorno, buongiorno. Nostra rivenditrice, anche Rossana del Lazio. Ciao Rosi, un bacio. Nietta, buongiorno. Allora, dicevo, nuovo mese, ragazze, quindi appena iniziato febbraio, perciò vi posso svelare finalmente che cos'era la mini creativa box del mese scorso. E adesso ve la mostro. Ragazzi, non ci sto dietro a salutarvi. Buongiornissimissimo davvero a tutte quante, tantissime siete, grazie mille. Allora, dicevo, vi faccio vedere che cos'era la mini creativa box che avete ormai ricevuto, quindi anzi, se a qualcuna non è ancora arrivata, telefonateci lunedì, ma penso che siano tutte andate a buon fine, almeno visto dal nostro gruppo che vi è piaciuta, boxettine mie belle, quindi sono davvero super contenta e ve la faccio vedere. Ok, qualcuno di voi ci aveva anche azzeccato, quando abbiamo fatto l'unboxing, quindi vi ho spiegato che era un accessorio, un qualcosa per la cucina, effettivamente qualcuno di voi l'ha detto. Ciao Franci, da Passio Modena. Passione, insomma, ok, grazie. Riuscivo a leggere, sono ceccata oggi, ragazzi. Va bene, oltretutto mi è iniziata l'allergia, quindi se vedete che piango, non vi preoccupate, perché ho un bruciore di occhi un po' esagerato. Ciao Cinzia! Cinzia del Fiocco, buongiorno, nostri rivenditori, la Cinzia La Lana, un bacione. Sì, mi è iniziata l'allergia stranamente così presto. Vabbè, teniamoci anche l'allergia. Voilà, ragazze, guardatela che carina. Il nostro, diciamo, portapane, ma in realtà io l'ho chiamato cestino perché poi ognuno ci può mettere quel che vuole. Barra
Portacolomba, io l'ho pensato così. L'ho pensato così perché, appunto, come ho anche scritto, ciao Claudia. Sì, adesso ve lo faccio rivedere bene. Ve lo faccio vedere perché ha quattro lati: quindi ha il lato con la gallinella fatto in questo modo, quello con l'uccellino, il fiorellino, il catino, le due gallinelle innamorate, e da quest'altra parte c'è l'innaffiatoio. Ok, Gogolandia, Spezia, buongiorno, nostra rivenditrice, ciao Alexia. Allora, dicevo, quindi questo appunto è il progettino. Com'è? Vi piace? Ovviamente qui c'è anche la chiusura, l'apertura da poter chiudere e aprire, da tirare. Ha anche un bel fondo in legno che insomma è importante perché dà struttura, dà solidità con il suo bel manico. Dicevo che mi è venuto in mente appunto perché non si sa mai di solito dove mettere il pane, no? Noi ce l'abbiamo per esempio conservato in una busta di plastica perché la regia mi ha spiegato tanti anni fa che così rimane più morbido. Non so, anche voi lo fate, fatemi sapere. E poi però, insomma, palla in giro. Cioè, allora ho pensato, beh, qualcosa di carino da appoggiare lì sul ripiano, anche sul tavolo in realtà, che però ci si può mettere dentro il pane, secondo me non è male. E poi, visto che comunque ci arriviamo, insomma, il mese della primavera, quindi della Pasqua, eccetera, l'ho pensato con le misure anche che potesse diventare un portacolomba. Ciao Katia! Ma buongiorno! Come stai? Allora, ecco, quindi spero che vi piaccia, almeno io ho sentito insomma le bozzettine, ho visto che la cosa come idea, come progetto è piaciuta. Diciamo che è un bel lavorino, nel senso che andrà tutto cucito, quindi qua così per chi non ha mai cucito è la volta buona per imparare, perciò non vi preoccupate che con dei semplicissimi punti filza sì, va benissimo. Non è arrivata la Creativa Box, Lauretta Savian. Ok, l'ho segnato, la regia prontamente l'ha segnato, così ci sentiamo lunedì. Ok, Quintina, ciao, ciao, un bacio anche a Rebecca Pia. Stavo dicendo, ecco che sì, c'è un po' da cucire, quindi preparatevi a un bel video abbastanza lungo di video tutorial, appunto, che vi spiego cosa fare, anche quello dei compiti a casa. Io lo chiamo compiti casa, ma è un video tutorial a tutti gli effetti. E ragazze, grazie mille di cuore che siete in tante nuove quest'anno, 25, questo anno, sì, ciao, questo mese delle Mini Creativa Box siete in 25 in più, quindi grazie di cuore, sono contenta e spero ovviamente che vi piaccia l'esperienza. E a proposito vi volevo dire una cosa che ancora magari non tutti sanno, non a tutti chiara. Io vi consiglio di provare questa esperienza della Mini Creativa Box perché alla fine, se non vi dovesse piacere, comunque l'abbonamento, che oltretutto potete decidere voi la cadenza, quindi se non avete tanto tempo potete fare anche non il mensile ma il bimestrale, il trimestrale, insomma lo decidete voi, e potete anche poi disdirlo, cioè non vi piace l'esperienza di un mese, non vi trovate bene, mille perché, mille cose, potete sempre disdirlo. In più, una volta potete approfittare del soddisfatti o rimborsati, ad esempio questo mese. Devo dire la verità, gli altri mesi non è mai successo. Questo mese, ma può capitare, io ci mancherebbe, l'abbiamo fatto anche per questo motivo. Una boxettina, non gli è piaciuto il progetto, questo progetto qui, e può succedere. Benissimo, ha fatto appunto, ha voluto il rimborso, quindi ce lo rimanderà, eccetera. E assolutamente nessun problema. Poi, vabbè, lei ha deciso comunque di rimanere abbonata perché tutti gli altri gli sono piaciuti, non è quello, ma no, questo non era nelle sue corde. E ragazze, ovvio, io
le faccio a mio gusto, ci mancherebbe, non è che penso e ho la presunzione che tutti i miei progetti possano piacere a tutte voi, ok? Ci mancherebbe, ovvio che io non lo posso sapere, cioè a me piacciono e quindi vado per il mio gusto, che altro potrei fare, ok? Ascolta un pochino quello che sono le vostre anche preferenze, quello che mi dite, quello, ciao Chiara, quello che vedo, insomma, che vi piace più di altro, però capisco che anche tra di voi magari a uno piace una cosa, a un altro un'altra, e ovviamente non si può mettere d'accordo tutti. Quindi tenetelo presente, ve l'ho detto proprio per questo, ok? Perciò proprio in serenità, in serenità, se è una cosa che vi piace bene, se è una cosa che non vi piace tanto. Allora, in realtà magari uno può anche dire, ok, non lo faccio così come è anche successo e va benissimo, a me piace anche vedere come la vostra fantasia lavora. Sono ispirata della casa dell'abbinamento. Non ho capito, Rose. La carta di credito, non ho capito. Vabbè, dopo mi spieghi. Ah, forse per un messaggio per la regia. Scusa, scusa. Era un messaggio interboss. Va bene, Rosa. Allora, dicevo, altri ad esempio, non so, per esempio, lo zainetto. Non usavano lo zainetto. Io ho fatto ovviamente lo zainetto per fare anche una cosa diversa dal solito. L'hanno fatto diventare un cuscino oppure un copriforno. Va benissimo, ragazzi, perché comunque è materiale, materiale. Sempre creativa by Marta, quindi insomma materiali che potete riutilizzare per un sacco di cose differenti. Porta cane, per portare cane, no, Katie, è per portare il pane, pane, no, cane, pane. Chihuahua. Un chihuahua, però ci sta anche due chihuahua, ci stanno perché è bella grande, eh? È 33 per 25, 24 centimetri circa. Quindi, secondo me, di due chihuahuini ci stanno dentro. Il mio cane, no, peserebbe troppo, non ci starebbe. Dipende dal cane, magari i gatti, perché vedo che i gatti sono affezionati ai miei portacose, no? I gatti delle boxettine fanno sempre la foto con dentro il gattino, comunque che ci gira attorno. No, è un portapane, portacolomba, cestino da picnic, insomma, poi in realtà ovviamente ognuno di voi può usarlo come preferisce. Insomma, ragazze, dai, sono contenta, l'avete capito, insomma, per chi ancora non sa bene che cosa sono le mini creativa box, può andare sul sito www.creativabox.com, ma visto che siamo a inizio mese, possiamo anche già vedere l'unboxing del nuovo progetto. E facciamo anche, direi, il gira alla ruota, che così vi sveliamo di quale categoria fa parte questo nuovo progetto. Perché, ragazze? Perché il portapane era del mese scorso, quindi non è più disponibile, ok? Adesso, in questo mese di febbraio, c'è l'abbonamento per un nuovo progetto che, come sapete, non vi posso svelare totalmente, ma diciamo che questo mese si capisce. Infatti, noi che siamo perfidi, ma perfidi, ma perfidi, non abbiamo messo appositamente nell'unboxing un indizio speciale, che se lo mettevo ovviamente l'avreste sgamato in pieno, che è un panolenci stampato inedito proprio inerente a questo progetto, che se ve lo facevo vedere si capiva troppo, ragazze. Quindi non ve l'ho fatto vedere per questo motivo, ok? Prima che capiamo che categoria siamo, sì, andiamo con la categoria, quindi gira la ruota. Di non spifferare troppo, tu mi metti pupazzeria barla ghirlande. Ma guarda che tremendo, eh? Allora, ragazzi, a me mi fa una testa così, non dire troppo. L'altra volta che ho detto è un accessorio per la cucina, ma mi è saltato in testa e mi ha detto: no, hai detto troppo, hai detto troppo, hai detto troppo. E adesso lui dice pupazzeria barra ghirlande. E questo è un'indizione. E questa è un'indizione. Ovviamente è un.
per la stagione, ragazze. Ok? Infatti, adesso che vedrete l'unboxing, lo scoprirete anche dai colori stessi. Direi, guardiamolo. Dire, diciamo che ci sono diversi indizi per capire che cos'è. Abbiamo detto pupazzeria barra ghirlande, quindi insomma capite un attimino già insomma che cosa facciamo riferimento, ma non posso dire altro, ragazzi. Ok, ovviamente materiali sempre super belli, insomma di qualità eccetera. Tutto sui colori li avete visti primaverili, direi che insomma sicuramente qualcosa di bello ce la facciamo a farlo uscire, ecco. Ecco qui, quindi andate sempre sul sito www.creativabox.com se avete voglia di saperne di più, e magari se invece non capite bene, eccetera, eccetera, potete sempre chiamare, ragazze, e vi spiegheremo meglio di persona. Ok? Perfetto! Allora, nuovo mese, ma anche nuova settimana. Quasi 360. Grazie mille, ragazze, come sempre siamo in tante sceme. Grazie, grazie, grazie di cuore. Ciao ancora ragazzi, Olga, Chiara, ecco, ti ha regalato un diamante. Ciao diamante, Chiara, sono piena fin qua, guarda. Prima comprare ho progetto. Che progetto fare? Allora, no, 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 allora, nel senso. Le Allora, box. le box, sì, non stavo capendo, ok? Stavo leggendo il messaggio della Katie che mi dice, allora, no, allora, sicuramente il fatto di svelare, come abbiamo già detto, proprio palesemente che cos'è, no, ma anche perché tantissime di voi proprio mi chiedono di mantenere il segreto perché gli piace l'idea di aprire la sorpresa quando arriva del pacco e quindi essere così, avere quasi essere come a Natale, no? Che arriva la sorpresa e così la vedi. Da lì puoi vedere, insomma, dentro c'è il cartamodello con la foto del progetto, perciò tu lo vedi che cos'è, ok, già in foto. Che poi tante di voi mi dite, non è mai vedere, cioè il progetto finito è sempre più bello della foto, perché insomma è normale. Allora arriverà per il compleanno, ma tanti auguri allora, sono contenta. Sì. Bene, bene, sono contenta e sembra proprio un regalo per il tuo compleanno. In realtà no, cioè nel senso, però comunque ci sta. La sorpresa secondo me è la cosa carina. Quindi se tu vedi che poi dopo dalla foto è una cosa che proprio non è per te, eccetera, puoi ridarlo indietro. Ovvio che non lo potete fare proprio tutti i mesi questa cosa, però una volta, quindi se proprio non ti piace, eccetera, lo puoi ridare, non c'è problema, ti vengono riaddebitati. Ovviamente le cose devono essere tutte integre, ma questo insomma si sa. C'è tutto spiegato comunque nel sito. Ok? Adesso non vi voglio tediare troppo. Va bene, dicevo anche ragazze, mese nuovo, ma anche nuova settimana. Perciò cosa succede? Abbiamo visto anche già ormai da 2 settimane. Tediare, accidenti, ma grazie, la regia ogni tanto così è simpatico proprio. Prende anche in giro. Bene. Allora, dicevo, c'è la nuovissima Strega Box, ragazzi. Anche per... Grazie Tiziana, sono contenta e grazie insomma che mi segui e che sono contenta insomma che ti piacciono i progetti sempre che facciamo. Bene, bene, bene. E qua già state ipotizzando. Ciao Linea Verde, ciao Enrica, nostra rivenditrice di Prato. Ciao Simonetta, stai facendo una torta? No, da Camilla, ma ciao Camilla, la stai aiutando allora? La nonna, stai facendo la torta che piace a me? Mannaggia, mannaggia, sto a dieta. Meno male che siamo distanti in questo senso. Sempre sorpresa, bene, Rosy.
Grazie, sono contenta che dici che impari anche tanti trucchetti per lavorare. E allora sì, l'idea è anche quella, quindi oltre al fatto di realizzare comunque un progetto, anche magari l'idea di magari fare insieme dei progetti che da soli magari non si fanno, quindi imparare cose magari diverse, cose nuove, cose che magari non sapeva o magari faceva in altro modo, che anche quello può servire, ok? E magari anche cose che proprio non si pensava che piacessero fare, me lo dite tantissimo, tantissime volte, e non pensavo che mi piacesse in realtà cucire a mano. E invece ho scoperto che mi piace, e questo è anche l'idea, no? Che magari se no da solo uno non lo fa, invece poi scopre una passione, una cosa nuova. Insomma, dai, quello è sicuramente lo spirito, ok? Benissimo. Allora, dicevo, settimana nuova, ragazze, mini e ciao, mini, strega, box nuova. Perciò, ragazzi, ora ve la faccio vedere, la nostra strega box della settimana. E voilà, la provenzale. L'ho messa nella scatola, ragazzi, per farvela vedere meglio, ma in realtà non riesco a girarvela. Ecco, sì, regia, grazie, che così la lascio appoggiata al tavolo perché mi cadevano giù le cose. Allora, guardate che bellezza questo colore, ovviamente super bello. Io non ve lo sto neanche a dire che mi sto divertendo un sacco, un sacco, un sacco a realizzare queste strega box, perché mi piace ovviamente vedere insomma, tutti i materiali che stanno bene tra loro. Ho imparato tante tecniche. Grazie, sono contenta. Ho prurito al naso, sì, un pochino, più che altro prurito agli occhi, sì. Farete ferie? No, Marilu, manco per le scatole delle ferie. Fiere. Ah, niente, non ci vedo, Gabriel. Veramente mi lacrimava da fiere. E pensavo alle ferie, guarda, Marilu, vedi, ho bisogno di ferie. Le fiere le faremo, sì. Se tutto va bene, che non cambiano ancora le cose, ma non credo, nel senso che stiamo andando a migliorare, no? Con la situazione Covid, quindi penso proprio che sì, le faremo. Poi ovviamente vi diremo, ma comunque faremo le principali. Sono fighissime, bene, bene, viva le Creativa Box. Anna, un bacione grande, grazie, grazie, grazie. Grazie Rosa, sono contenta davvero che anche a te si, insomma, piaccia questo discorso delle mini Creativa Box. Si è distrutta la terza dose, mannaggia. No, io già fatta, ma si vede che un po' mi è rimasta nel sangue perché sono distrutta in generale. Sono un po' stanchina in questo periodo, poi vabbè, ci sta, ragazze, ci sta, ci sta, ci sta. Tante novità, tanto lavoro, quindi insomma è normale. Oggi davvero, adesso, meno male che non devo cucire oggi, sennò mi pungevo tutte le dita. Noi siamo già pronte, Rossana, bravissima, sì, sul pezzo, ragazze, tutti i nostri rivenditori davvero sono sempre sul pezzo, perciò anche per le strega box ci sono dei rivenditori autorizzati che dopo vi dirò, dove potrete acquistare direttamente anche queste box, ok? Allora, intanto andiamo a vederla. Qua dicono mio colore preferito, beh, il lilla piace sempre, è sempre una bellissima nuance che poi si può utilizzare per tantissimi lavori, tantissimi progetti, quindi insomma, per la primavera assolutamente. Allora, qui abbiamo all'interno diversi nastrini, nastrini molto carini, sia col ferretto che senza, trame diverse, stampe diverse. Questa addirittura è una treccia fatta tipo effetto pelle, che è molto carina. Nastrini, questo è alto, c'è solo la treccia appoggiata sopra, ma è un nastro alto. Veramente molto molto carini. Poi all'interno trovate tre garze, sempre un po' in nuance, quindi sui toni del lilla. Questo è un po' più lilla rosato, questo qui invece un lilla più normale, più classico. E poi comunque del verde, che nell'insieme ovviamente ci stava molto molto bene. Tre invece pannolenci glitterati, quindi uno malva, uno viola e l'altro lilla. E poi il nostro pellicciotto morbidoso su questo fantastico tono di malva. È un colore veramente bellissimo. Grazie Anna, dice colori bellissimi. Allora, questo lilla qua l'anno scorso avevamo avuto con il discorso del Covid delle problematiche di arrivo, e quindi so che questa primavera in tantissimi
tantissime, lo state aspettando perché avevamo fatto anche dei bellissimi progetti l'anno scorso ed è comunque piaciuto tanto, quindi l'abbiamo pensato di metterlo appunto anche in questa box. Poi all'interno abbiamo messo anche questo ciuffettino di lavanda perché insomma ci stava proprio bene, ci stava ad hoc e può andare a rifinire i vostri progetti, perché poi guardate che bellezza, il pannolenci morbidoso stampato di questo di questa settimana è questo qua, ok? Quindi il nostro Creativa Deco, vedete qui, sono quindi la nostra linea di appunto di pannolenci stampati, pannolenci morbidoso stampato, che appunto è una stampa veramente veramente bellissima. Adesso non so se tutti avete già provato, insomma, o perlomeno chi ha provato ad averli, a guardarli, a toccarli con mano, a vedere insomma la tipologia di stampa. Se anche ve lo avvicino molto, vedete, è proprio molto 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 bella. Questi sono disegni tipo acquarellati, quindi mantengono assolutamente le sfumature tipiche di questa tipologia di stampa, è veramente veramente realistica. Allora qui ci siamo divertiti ovviamente io e la regia anche a comporre tutta la proprio i disegni insomma che vedete, e quindi abbiamo messo un po' di tutto. Abbiamo messo ovviamente la lavanda che era proprio il tema, ok? Il tema della Provenza, ok? Però anche delle tag, la scritta home, una tag liscia che così almeno potete andare a scrivere quello che volete, tanti mazzolini vari di lavanda, la cassettina della lavanda, poi le casette che comunque stanno sempre bene in generale per la primavera, quindi secondo me queste ti piace Teresa? Bella, queste le potete usare in realtà in qualsiasi stagione perché le casette sono neutre, ve le abbiamo lasciate neutre anche per questo motivo, perché così volendo ci mettete sopra i mazzolini di lavanda, ok? Quindi ritagliate e appoggiate sopra applicando, stirando, cucendo, fate come volete. Se no potete utilizzarle anche per altri progetti, che ne so, accostare anche altri colori, perché sono colori molto neutri, quindi che vanno bene con tutto per tutte le stagioni. E di casette ve ne abbiamo messe dentro tre. Poi c'è la ruota che mi faceva tanto Provenza, che è anche molto carina, e poi c'è la scritta grande home che è molto bella, anche questa per fare una tag fuori porta, un'idea di decorazione casa, insomma, da utilizzare veramente in mille modi. Sarà un'impresa di tirare la lavanda? Guarda, Emily, non tanto, perché in realtà io consiglio sempre di andare a ritagliare con un pochino di margine, cioè la cosa più veloce è lasciare un pochino di margine intorno. Adesso ti faccio vedere quelli che ho fatto, così te ne renderai conto, e non è assolutamente difficoltoso. Poi dopo è ovvio, dipende sempre dalla vostra precisione, però secondo me un pochino di profilo risolve, soprattutto se poi vai a stirare prima la teletta termoadesiva, come vi farò vedere oggi, ti dà un pochino più di robustezza, quindi eviti anche magari di che si sfibri, insomma, che si rimangano attaccati dei pezzi che non si dovevano tagliare. C'è anche una piccola tagghettina qua, insomma, abbiamo cercato di incastrare tutto per sfruttare al meglio il panno che così almeno potevate anche fare diversi abbinamenti, quindi anche la scrittina con la casettina, un ramettino di lavanda, insomma, si possono fare veramente un sacco di cose. Di fare prodotti fatti con il decoupage, nel senso come le carte, intendi forse? Sì, beh, allora queste cose, diciamo queste stampe un pochino nascono, no? Magari dall'idea di quello che era il decoupage, però noi non trattiamo carta, quindi no, non lo facciamo, ecco. Però riportiamo magari il discorso col tessuto, quello sì, ok? Allora, ad esempio anche questa ghirlanda io la trovo bellissima, non ho fatto in tempo a farvela vedere finita, ma penso che ve la potete immaginare, anche semplicemente ritagliando un po' intorno sempre, grazie Rosa, ma che tenerissima, lasciando sempre un pochino di margine, ok? Poi potete
applicare su un tessuto. Ad esempio, l'altra volta vi ho fatto vedere anche le nostre ciambelline, ok, di gomma piuma, che sono molto carine. Forse la regia ha anche il codice qui da potervi lasciare, eccolo, quindi questo qui è il codice dell'articolo, così potete anche vedere prezzo e tutto quanto, e potete acquistare anche dai nostri rivenditori, ok, che li trattano. E questa è una ciambella da 30 centimetri, già tagliata in gomma piuma. Questa ciambellina, se voi la vedete, la immaginate sotto alla ghirlanda, quindi con un pannolenci ovviamente che nasconda la ciambella, potete lasciare o meno la ruota centrale, e qui vi vengono dei progetti fantastici. Potete mettere la tag home e fare come un benvenuto, potete mettere il cestino di lavanda qua al centro, potete mettere la casetta, insomma, veramente mille progetti potete fare, ok? Quindi anche qua è un'idea. Adesso io ho preparato altri progettini, adesso ovviamente ve lo faccio vedere. Chiedono prezzo e dove acquistarla. Allora, il prezzo, appunto, l'abbiamo non me lo ricordo già più, l'abbiamo appena visto. Della strega box, scusate. Niente, oggi mi prendete un po' così, ragazze. Vabbè, c'ho i neuroni stanchi, cosa devo fare? Ho dormito poco, vieni a non farmi dormire al mattino. È così. Allora, ragazze, scusate, ma... Allora, il prezzo della nostra strega box di questa settimana, quindi la provenzale, è di 36,50 euro, anziché 40,50 euro, quindi avete comunque un buon sconto. Le potrete trovare anche dai nostri rivenditori autorizzati. I nostri rivenditori autorizzati per le strega box, e adesso ve li dico velocemente, ma li trovate sul sito, sul nostro nuovo sito che è pronto, quindi potete andare tranquillamente a consultarlo. E qua gli facciamo un applauso, uno alla regia che l'ha realizzato. E così potete vedere l'area dei rivenditori, dove ci sono proprio quelli che rivendono le strega box. I rivenditori che rivendono le strega box per il momento sono l'antica bottega creativa di Iole, Il Fiocco, Antonio e Maffi, Il Rifugio delle Artiste, La Bottega delle Idee di Rossana, Gogolandia, e questa settimana un altro rivenditore nuovo che ha aderito alle strega box è La Bambola di Pezza. Ok, ragazze, questi sono i rivenditori, ma per sapere gli indirizzi, per sapere i numeri di telefono e tutto quanto, basta che andate sul nostro sito www.creativabymarta.it e c'è proprio l'area rivenditori. Vuoi farcelo vedere, regia, oppure no? Sì, ce lo vuole far vedere. Intanto bevo, ragazze, che ho la goletta secca, che mi prude più che altro. Allora, quindi questo è il nostro sito, vedete nella barra in alto a destra c'è la scritta rivenditori, quindi basta cliccare sui rivenditori e vedete che qua ci sono tutti i rivenditori Creativa by Marta, quindi sia chi ha materiale, diciamo vario, sia chi ha la vendita delle mini Creativa Box, chi invece ha le strega box, oppure i rivenditori del Takasu. Ve li abbiamo divisi proprio per favorirvi, insomma, la ricerca, e qua li vedete tutti. Adesso stiamo parlando di chi ha le strega box, ragazzi. Se invece volete altri materiali, eccetera, ci sono anche altri rivenditori. Ok, mi sembra di essere stata abbastanza chiara. Ok, 36,50 euro per la box completa. Logicamente la differenza che cos'è di prendere la box completa e di prendere i materiali sciolti? Che nella box avete uno sconto. Ok, ragazze, quindi anche dipende dalle settimane, dipende dagli articoli, non sarà sempre la stessa cifra. Perché? Perché alcune volte ci sono prodotti che magari sono sul finire, ok? Quindi magari ce li abbiamo già da diverso tempo, vogliamo magari dare uno sconto maggiore. Altri invece che sono invece prodotti più nuovi, insomma, abbiamo sempre uno sconto, ma magari inferiore. Insomma, dipende un attimino. Vi faccio rivedere il panno, perché allora abbiamo detto questo è il panno della settimana provenzale, quindi questo panno qua, oltre che nella strega box, ragazzi, ascoltatemi bene,
Oltre che nella strega box lo potete anche acquistare singolo, per cui tutte quelle che mi hanno chiesto l'altra settimana, posso acquistare anche il singolo? Sì, lo potete acquistare anche singolo, ok? E inoltre, per abbinarlo, mi diverto a dire inoltre, lo sapete, per abbinare, per dare un tema proprio a 360 gradi, abbiamo fatto anche un altro panno con una texture più piccola e più fitta. Questo perché magari dovete fare magari degli abbinamenti, delle cose un pochino più piccoline, ok, dei fondi. E allora vi abbiamo riproposto la stessa medesima lavanda che trovate nel stampata insomma sull'altro pannolenci. Adesso ve li metto qua tutti e due abbastanza vicini, così li vedete, e voilà, vedete, si abbinano comunque perfettamente e quindi potete fare tutti i vostri abbinamenti del caso. Questa ve l'ho voluta tenere un po' meno spiritosa come box, ma un pochino più elegante, un po' più romantica. Andiamo sulla primavera, quindi romanticismo della Provence. Mi viene da parlare con la Roy un po' così francese. Ok ragazze, quindi questi sono i due panni che potete anche acquistare singolarmente. I prezzi dei due panni sono differenti, ok? Quindi trovate poi tutti i prezzi eccetera eccetera sempre anche, oltre che da noi, anche dai nostri rivenditori che hanno scelto appunto di acquistarli. Quindi li potete prendere anche separati, ok? Non per forza con la strega box. Vi piacciono? Sono contenta. Bene. Sono contentissima. Allora, ragazze, quindi le strega box, come sempre, per questa settimana, ragazze, ci sono sicuri, sono già spedite anche ai nostri rivenditori, quindi se siete interessate, se vi piacciono, direi di non aspettare troppo, perché abbiamo già visto anche delle scorse settimane che poi, se finiscono, riavere soprattutto il pannolenci, questi stampati, è un po' lungo, ragazze, perché ci sono già delle programmazioni di stampa e quindi il tempo poi dopo può essere che si allunghi un po'. Ok, quindi per essere chiari, è logico che se vi piace la strega box, prendetela questa settimana, ragazzi, perché poi dopo non la possiamo garantire, ok? Anche se finiscono dei materiali, magari vi piacevano questi nastrini, che però può essere che magari non ci sono più se aspettate tanto. Ti piacciono le casettine, Marcella? Sì, sono troppo carine, sono strasimpatiche. Ok, quindi dai, abbiamo capito com'è il discorso, adesso vi faccio vedere che cosa ho fatto per oggi. Con i mi dà fastidio con questa strega box, eccoli qua, ragazzi. Allora, ho fatto delle tag. È venuto via un po' di erbetta. Aspetta, che me la metto qua. Eccomi, un po' di lavanda. Anzi, mi metto tutta la lavanda. No, è un po' grande, ragazzi. Come sto? No, c'ho l'orecchio troppo piccolo. Allora. Buon pomeriggio anche a te, Patti, buongiorno. Allora, dicevo, progettini di oggi che mi hanno ispirato. Ho fatto delle tag, l'idea di farle invece che la solita tag orizzontale, di farla verticale. È una taghettina che potete mettere facilmente anche, che ne so, vicino a una porta, in un angolino stretto e lungo di casa dove non vi sta magari niente perché vi serve una cosa lunga, questa è carinissima, ma anche su una porta, perché proprio essendo verticale vi occupa proprio la visione verticale. So che non è molto facile da vedere a video, cioè tutte le cose verticali sono un po' antipatiche, infatti anche spesso e volentieri si tende a farle insomma orizzontali o quadrate eccetera, perché poi inquadrarle è sempre un po' un problema. Ciao Lori, un bacione, un bacio grande. Allora, quindi questa con la casetta e la scritta home, ok? Qui ho utilizzato i materiali della strega box, ma sono comunque materiali anche diciamo che
che insomma si possono usare per tantissimi altri progetti. Nello stesso spirito, quindi stesso modo più o meno, ho utilizzato, ecco qui c'è la casetta che vi ho fatto vedere prima, e fa parte del cartamodello gratuito che vi diamo oggi, ok? E quindi è ritagliata tranquillamente da voi, ok? Quindi già con il cartamodello che ve lo faccio vedere, eccolo qua, da Dan, che signor cartamodello, ragazzi, fatemelo dire, perché la regia insomma ci mette anche del gran tempo poi per realizzarlo, e ci metto del tempo ovviamente anche per crearlo, quindi insomma questo mi sembra anche giusto dirlo. Ciao Scimo, ciao Emma, la nostra Emma è caduta dal lettino stanotte, si è fatta tanta bibi, c'ha una testa così, c'ha un ematoma gigante, poverina. Amore, andate a pronto soccorso. Mua, bacione grande. Allora, dicevo, quindi questo lo potete creare voi con le vostre manine, ritagliato, eccetera, eccetera. Perciò non per forza avete bisogno del pannolenci stampato, ma guardate che bellezza invece. Questa l'ho fatta sempre più o meno con sulla farsariga di quella là, ok? Ve la faccio vedere inclinata, ragazzi, perché sennò non ci sto, ma con il pannolenci stampato appunto provenzale. Quindi questa è la casetta. Ciao Emi, ciao, un bacio! E questa qui è la scritta che trovate appunto nel pannolenci stampato, vedete proprio queste. E poi di fondo, questo che vedete dietro, è invece il pannolenci, quello della lavanda, quindi quello che vi ho fatto vedere prima, nello specifico, tadan, questo qua. Perciò ho utilizzato tutti i prodottini della Strega Box e in più anche questo pannolenci che ovviamente abbiamo fatto da abbinare. Vedete che carine anche queste lettere, molto 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 graziose. Allora ragazzi, adesso visione dall'alto, che vi spiego due cosine. Visione dall'alto, niente, mi prude la gola. Allora, scusate, sì, che tolgo questa perché fa una gran ombra. Ecco, vabbè, però era meglio che la mettessi qui, Gabri, perché mi serve il pannolenci. Allora, scusate, ma ho lasciato la box nella scatola, però effettivamente mi fa un po' troppa ombra. Ok, benissimo. Allora, dicevo, sono tirata via le cose che mi servivano. Come vi stavo facendo vedere prima, allora, le due versioni. Questa, come vedete, è proprio dal cartamodello, mentre questa qui è del pannolenci. Allora, questa col pannolenci già stampato, già disegnato, che è questo qui, ok? Cosa ho fatto? Ho ritagliato praticamente la sagoma della casetta, la sagomena che vedete qua della casetta grande. In questo caso io ho utilizzato la casetta grande, ma vi ricordo che ce ne sono anche altre due più piccole. L'ho ritagliata lasciando un piccolo bordo, come dicevo prima, è che vi stavo dicendo come ritagliare, vedi, ho lasciato comunque appena appena un profilino di qualche millimetro, di 2-3 millimetri. Oggi la stufetta non è accesa, sì Rosa, vedi che c'è il rosso qua, non so se lo vedete, ecco, vedi qua sotto, sotto al tavolo, sembra che ho un fuocherello, e in effetti è proprio così, perché ho la stufetta accesa nei piedi, perché io sempre freddo, e allora... E allora mi accendo la stufetta, quindi se notate della luce sotto al tavolo, non sto andando fuoco, è che è una stufetta che dà questa sensazione di rosso, ecco, di colore, di luce rossa. Va bene, allora, Monteleone, nostro rivenditore, un bacione anche a voi, a tutta la Puglia, nostro rivenditore creativa Mai Marta. Allora, ecco, dicevo, dietro, quindi ho messo un altro pannolenci, che è quello fantasia, e in mezzo ho messo la gomma piuma. Le due casette potrebbero essere fatte anche imbottite facendo un retro, esattamente, esattamente, Rossana, un po' come ho fatto qua. Quindi io ho messo la gomma piuma per avere un effetto non tanto ciccione,
Cioè imbottito sì, ma non proprio esageratamente ciccione. Bellissimo col contornino. Sì, esatto, vedi col contornino perché il contornino è un trucchetto fantastico. Il contornino ci sta bene e ci aiuta a fare le cose veloci. Perciò l'ho cucita, quindi qua intorno, come potete vedere, c'è la cucitura, ok? Cucitura, punto filza, come abbiamo fatto in realtà lo scorso sabato. Perciò vi consiglio, se non l'avevate visto, non l'avete seguito, di magari andarvi a vedere la diretta dell'Extra Live della settimana scorsa, dove c'era anche un bel cartamodellino gratuito che potete scaricare. E lì vi ho fatto vedere proprio come utilizzare la gomma piuma, quindi tutti i suoi segreti. Ok? Perciò anche questo progetto lo potete fare in quel modo. Anche queste taghettine per le lettere, io qui le ho lasciate a foglio singolo, quindi a pannolince e basta, senza imbottirle. Ma perché no? Volendo potreste fare sempre con la gomma piuma due quadratini, metterne uno sopra l'altro, cucirli e così vi rimane un lavoro ancora più bello, ancora più, diciamo, ricco, un po' più resistente. Ok? Perfetto. Allora, tutto il resto invece, quindi sia le letterine che vi ho appena fatte vedere, queste qua, ok? Sia la parte qua verde, e anche la lavanda qua che ho utilizzato come decoro, sono applicate con che cosa? Con la nostra super teletta termobiadesiva, la Item Bond Ultra Hold, la rossa, ok? Questa qui. La chiamiamo la rossa perché l'etichetta è rossa, non perché la carta termoadesiva è rossa. Quella è trasparente, solo che ha l'etichetta rossa, allora la chiamiamo così. Vedete qui a lato prezzo, misure, e tutto quanto e codice. Così lo potete anche riordinare in tranquillità senza sbagliare, perché di telette termoadesive ce ne sono tanti tipi, ok? Così, insomma, anche. Se vi prendete carta e penna e vi segnate tutto quanto, almeno quando dovete andare ad acquistare qualcosa, sapete già bene cosa prendere e non incappate in qualche errorino. Ok? Allora, mentre adesso andiamo a vedere quest'altra variante, più o meno dello stesso stile di progetto, dicevo, la casetta qui invece l'ho creata io con il cartamodello, quindi se non volete utilizzare o comunque anche per cambiare, utilizzare, realizzare voi una casetta, lo potete fare appunto con il cartamodello di questa settimana, ok? Fatemi vedere tanti pollici in su se vi piace l'idea, tanti pollici, tanti cuoricini, forza, forza, scrivete qua e ditemi se vi è piaciuta comunque anche questa proposta e magari se avete qualche altra idea di utilizzo, eh? Perfetto. Camilla, ti piace anche questa box, provenzale, quindi andiamo proprio sui colori della lavanda. Allora, la casetta ovviamente la potete utilizzare per un sacco di cose, di progettini diversi, la potete realizzare imbottita, la potete realizzare cucita, la potete realizzare con la gomma piuma. Io qua ve l'ho fatta vedere, ho realizzato quella con due strati. Vedete dietro la tinta unita e davanti invece alla decorazione e ho cucito il contorno, quindi ho cucito il tetto, cucito la base e i lati, ok? Mentre il cuoricino l'ho messo in appliqué con la teletta termoadesiva. Ma oggi ve la faccio vedere invece tutta, tutta quanta incollata con la termoadesiva, che è così ancora più veloce da fare. Anche i quadratini qua che ho realizzato li ho fatti doppi, quindi doppio strato di pannolenci e li ho cuciti intorno intorno, mentre le letterine e la lavanda l'ho stirata sempre con la teletta termobiadesiva. Esatto, Tiziana, brava. Scegliere la teletta termoadesiva giusta, hai proprio ragione, perché ce ne sono tante. Allora, ovviamente ci sono anche tante marche, ok, diverse di teletta. Noi abbiamo come marca la Itten Bond, ok, che è una marca americana.
poi e mi trovo bene con quella, poi in realtà ce ne sono tante altre che però non è che le posso conoscere tutte, eccetera, eccetera, lì dovete fare delle prove. Diciamo che tra quelle che ho provato, per ora, in questo momento, la Item Bond mi piace sempre di più, ok? Quindi utilizzo quella, ma anche della stessa Item Bond ne abbiamo tanti diversi pesi e specifiche. Quella che utilizziamo per la maggiore è la rossa, perché? Perché va bene un po' per tutto, ok? Va bene un po' per, diciamo, per lobbistica in generale. Per lobbistica, non per l'abbigliamento, sono proprio due cose differenti, ok? Quindi poi lì dipende un po' da che cosa dovete usare. Adesso parliamo proprio di hobbistica, quindi per fare i nostri lavoretti, diciamo che la Item Bond va bene per la maggiore, ok? È la cosa che si usa di più, nella termoadesiva più utilizzata. Perciò è quella che consiglio sempre. Se poi mi dici che la vuoi utilizzare per fare fiori tridimensionali, allora lì io dico quella, solo quella, perché io con altre assolutamente non mi sono mai trovata bene. Ok, quindi questo è giusto per chiarire. Benissimo, allora procediamo al lavoro. Allora la metto qui un po' di lato, anche se ovviamente non si vedrà tutta la creazione perché è lunga, ma insomma, ok. Allora, il cartamodello che potrete scaricare dopo la diretta è questo, quindi lo potete scaricare solo e soltanto sul nostro gruppo Creativa Club, ok? Lì ci sono tutti i cartamodelli di tutte le nostre extra live, che sono tante. Questa è la 51esima, ragazze, scusate se devo, Ok, allora, io qua mi sono già preparata anche i ritaglini che mi servivano anche un pochino per agevolare un po' il discorso, e ho già fatto dei ritagli. Allora, questo, e ho perso dei pezzi, giustamente, perché mi pare giusto anche quello. Esattamente, vabbè, allora adesso li rifacciamo. Allora, vabbè, lo rifaccio. Regia, mi sa che ho lasciato là dei pezzi. Se li trovi, se no lo ritaglio al volo. Fa niente, lo ritaglio al volo. Ho lasciato la casetta da qualche parte. Fa niente. Allora, ritagliamo il cartamodello. Forse l'ho persa per strada da qua a là. Non trovo più il ritaglio che ho fatto. Allora, ritagliamo qua la nostra casettina, quindi il contorno. Ecco che è arrivata la regia, perché l'avevo già ritagliato. E voilà, eccola qui, quindi già ritagliata la nostra casetta. Prendiamo adesso il nostro pannolenci. Allora, in questo caso io voglio utilizzare il pannolenci color lavanda, come al solito stordita, sì, va bene, è vero. No, infatti ho detto che è scritto disordinata, ma io ho detto che sono stordita proprio. Allora, appoggiamo quindi la sagomina direttamente sul tessuto, lo potete fare ovviamente con sia la, come si dice, il pannolenci, questo glitterato, ma anche potete farlo sulla garza, L'unica cosa è che la garza sfilaccia, quindi però con il fatto della teletta termoadesiva non abbiamo più problematica, perché la sfilacciatura proprio della garza va a bloccarsi con la teletta termoadesiva, e questo è assolutamente una cosa positiva. Quindi quando avete dei tessuti che sfilacciano, potete non buttateli, voglio dire, se vi danno i nervi perché dice, non riesco a utilizzarli, mi sfilano da tutte le parti, non vi preoccupate, quello potrebbe essere una soluzione anche giusta, proprio il fatto di utilizzare con la teletta termoadesiva. Allora, se lo dobbiamo cucire, dobbiamo ritagliare la nostra sagomina, appoggiare al tessuto, andare a tracciare i contorni con la penna evanescente, così almeno poi scompaiono e non si vedono, e poi andare a cucire le varie parti. Io adesso invece voglio fare un'altra cosa e voglio farvi vedere proprio l'utilizzo della teletta termoadesiva anche per fare una cosa
diciamo abbastanza velocina. Allora, intanto la teletta termoadesiva è trasparente, perciò possiamo andare a disegnare direttamente senza bisogno di ritagliare. Quindi volendo posso già disegnare, fare la traccia senza bisogno di ritagliare il pezzettino. Adesso se ce l'avete già ritagliato bene, se no appunto lo ricalcate come preferite. Ok, in questo caso vedete, posso fare così, disegnarlo e ottengo appunto la mia traccia. Dopodiché vado a ritagliare a grandi linee tutto il contorno, ma lasciando comunque del margine, dell'abbondo. Tutti i pezzettini che avete in più non buttateli mai, perché potete fare una sorta di collage e riutilizzarli, non vanno sprecati assolutamente, ok? Quindi non si butta nulla della teletta termoadesiva, come il maiale, insomma, si usa tutto. Andiamo a prendere il nostro pannolenci glitterato. Essendo glitterato, dobbiamo andare a lavorarlo al contrario, quindi la teletta termoadesiva andrà posizionata sul retro del tessuto. Ok, appoggiamo, prendiamo una normalissima carta da forno e la mettiamo sopra, questo per evitare di rovinare sia i tessuti sia soprattutto il ferro da stiro. Col ferro da stiro caldo ma senza vapore andiamo a stirare. Non bisogna stirare tanto, ragazzi, basta semplicemente contare fino a 3, 1, 2 e 3 ed è già fatta, ok? Quindi non dobbiamo stare lì due ore, sennò la teletta termoadesiva si cuoce, ok? E si cristallizza, si dice, e non va bene perché dopo non vi attacca bene, ok? Adesso prendiamo delle forbici e andiamo a ritagliare. Allora, prima andiamo a ritagliare, diciamo così, un po' grossolanamente per togliere via un po' di tessuto in abbondanza, ok? E lo spostiamo. E questo qui è il nostro ritaglino. Lo dobbiamo nel frattempo lasciare raffreddare e questo è veramente, veramente importante, perché se io cerco di tagliare, di togliere la teletta quando ancora è calda e mi segue la colla e quindi poi dopo non incolla più, ok? Quindi mi raccomando, poi con delle forbicine magari piccine, io ormai mi sono veramente innamorata di questi qua al titanio, prima perché abbinavano benissimo il colore, non so se notate, vedete che sono maniaca anche del colore. Eccole qua, queste sono le forbicine al titanio nuove, che sono molto carine, piccine, maneggevoli, hanno anche la punta anche per entrare nei più piccoli pezzettini, quindi quando dovete fare dei ritaglini piccoli vanno benissimo. Quando dobbiamo fare invece dei ritagli più grandi o delle linee più dritte, allora vi consiglio di usare una forbice più grande, ok? Quindi ad esempio questa, che è molto comoda, sempre al titanio, è anche un prezzo abbastanza abbordabile, direi, e questa è anche carina perché è regolabile la tensione, quindi si può anche allargare un po' la vite, eccetera, eccetera. E questa la utilizziamo quando dobbiamo tagliare molto, ma soprattutto quando dobbiamo tagliare parti dritte, perché ovviamente essendo grande riusciamo a fare un taglio più preciso tutto in una volta, ok? Anziché fare tanti tagliettini, questo se ne fa uno lungo, ok? Questo vale per tutte le forbici grandi ovviamente, con dico, sì, Alessandra, anche a noi ci piacciono un sacco queste forbici varie, tutte luccicose, mi piacciono tantissimo. Allora, una volta fatto questo, ormai si è raffreddato, quindi lo possiamo togliere. Quindi possiamo togliere la carta così, ok? La carta in questo caso non ci serve più e otteniamo il nostro ritaglino. Allora, questo lavoro io l'ho già fatto anche per il tetto, il cuoricino, il cerchiolino, diciamo, della casettina e anche, no, no, è che oggi proprio mi bruciano tantissimi, sì, poi devo andare anche dall'oculista, ma a parte quello, ma mi bruciano proprio gli occhi, quindi meno male che non devo cucire davvero. Ok, allora anche qui ritolgo la carta che c'è dietro. Ok, sì, ma ce li ho gli occhiali da vicino, ragazzi. Il mio problema è poi dopo che da lontano non ci vedo e quindi è tutto metti, togli, fare polpette
E io il pesto, mamma, ma che cuoche siete? Camilla, tu sei più brava però, io lo so che sei più brava della nonna. Tu ormai alla nonna veramente gli fai un baffo, diventerai uno chef. Poi insomma, la nonna Simonetta. Soffro di allergia, sì, Ele, sì, soffro di allergia, quindi quest'anno forse mi è partita un pochino in anticipo, però sì. Mi bruciano gli occhi per quel motivo. Poi lasciamo perdere il fatto che sono proprio anche un poco accecata, dovrei andare a rifarmi la visita oculistica, ma in questo caso proprio mi lacrimano. Ok, quindi adesso prendiamo un altro panno Lenci. In realtà io ho utilizzato sempre quello glitterato, ovviamente dalla rovescia, e vado a fare l'abbinamento, quindi delle parti, ok, la composizione. Allora teniamo presente ovviamente la dimensione, appoggio la prima parte, prendo sempre la carta da forno e vado a stirarla così intanto si fissa. Ovviamente dobbiamo ragionare per piani, cioè prima attacco quello che va più sotto, quindi la cosa da attaccare per prima è la base della casetta. Poi possiamo attaccare tutto il resto, perché tutto il resto è poi sullo stesso piano. Possiamo attaccare una cosa per volta se vogliamo evitare che si muovano troppo, oppure attaccare insomma anche insieme. Vedete voi come siete comode, ma vi assicuro che questo lavoro è velocissimo e oltretutto cosa succede? Il tessuto diventa più robusto, più resistente, più rigido, perciò l'effetto poi sarà sicuramente migliore, sarà meno molliccioso, ok? Anche qua i dettagli, le decorazioni. Io adesso vabbè, ho fatto il cuoricino dello stesso colore, ma potevo farlo anche di altri colori, con la garza, con il vabbè, volendo anche addirittura col pellicciotto, insomma, con i materiali proprio che volete, giocare con i colori, eccetera, eccetera. E sempre funziona nello stesso identico modo. Quindi la teletta termobiadesiva ormai veramente la uso sempre perché lo sapete, io adoro, sono innamorata della teletta termobiadesiva e Tenbond Ultravolt, ma diciamo che per queste cose velocine è proprio l'ideale. Allora, abbiamo già fatto la nostra composizione, adesso semplicemente possiamo contornarla. Contornarla o andando proprio vicino vicino, quindi senza lasciare spazio in più, oppure lasciando anche qui una sorta di contorno. Adesso io ho fatto lo stesso colore, quindi glielo dite voi, ragazze? No, ditemi, glielo dite voi alla regia che non sa usare lo zoom, perché se glielo dico io non mi prende sul serio, ma non è capace, cioè, ci sono due bottoni, capito? Prende in giro me che non so leggere perché di qua, perché non ci vedo, perché sono accecata, perché che poi voglio dire, leggere e parlare a me non mi risulta tanto facile, non so voi. E poi lui invece non riesce a schiacciare due bottoni che fanno avanti e indietro. Uno fa avanti e l'altro fa indietro, cioè non è che devi sapere tante cose, eh? No, e se lo guarda anche, no, guardalo, guardalo, mi raccomando. Oh, signore, che pazienza, ragazze. Secondo me lo fa apposta per farmi venire ancora più mal di mare, praticamente così già mi bruciano gli occhi e diceva, vabbè, aspetta che gli diamo il colpo di grazia. Allora, qui così, dicevo, contorniamo tutto tagliando. In questo caso sto tagliando al filo, ragazzi, adesso sto imbrogliando alla grande, voi lo farete con tutta la pazienza e tutta l'attenzione del mondo e questo è il risultato. Ok, quindi la nostra casettina già tutta bella, fatta e finita. Guardate che carina, è la vecchiaia, sì, ma la mia o la sua Assunta? Di tutte e due, lo so, però lui è più vecchio, di 2 anni in più. Povera regia, dice la Chiara. Povera niente, Chiara. Poveri noi, bifocali, io non li ho fatti, i bifocali li ho fatti normali, Giuseppina, gli occhiali, ho fatto quelli normali da vicino perché in realtà da lontano in teoria ci vedo, adesso vabbè andremo a fare qualche controllino in più, ma in teoria da lontano ci vedo. Vabbè, che dire, la gioventù è la gioventù che avanza, eh?
Allora, la casetta quindi l'abbiamo fatta. Andiamo a vedere come realizzare invece la nostra scritta, che è molto 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 carina. Secondo me questa idea ve la potete poi snocciolare, quindi utilizzare per tantissimi altri progettini. Allora, un po' mi è venuta l'idea ovviamente dal disegno, dalla stampa del Pannolenci, quindi da questa qui, che è una scritta fatta con tipo acquarello, quindi un po' acquarellata, e qui ho visto che insomma non era regolare, allora tacco, ho pensato, allora, visto che ci sono già delle scritte irregolari e visto che noi che le facciamo a mano, insomma, la regolarità è difficile da mantenere, benissimo, facciamole anche noi non regolari, così risolviamo il discorso, eh? Quindi ideona, ragazzi, che mi è venuta, scherzo, eh? Allora, prendiamo, però effettivamente è così, se le facciamo un po' tremoline, secondo me è più facile poi andarle a tagliare, utilizzare, eccetera. Come si fa? Anche qui le lettere, allora la H non si nota, la O non si nota, ma la E si nota. Sono girate al contrario, non è che abbiamo sbagliato, ma è proprio così, perché per utilizzare la teletta termoadesiva con qualsiasi cosa che ha un destra o un sinistra, lo dobbiamo utilizzare in maniera speculare, quindi alla rovescia, ragazze. Perciò le lettere, quando dovete fare qualsiasi scritta, dovranno essere girate al contrario, ok? Perché poi dopo stirandole vengono sul diritto. In questo caso, l'H, vabbè, non si nota, ma è anche l'H al contrario. Vado a appoggiare la teletta termobiadesiva al disegno, quindi con la parte ruvida verso il disegno e la parte di carta verso di me, questo sempre, ok? Con una normalissima matita, pennarello, quello che volete, andate a disegnare un pochino la traccia, vedete un po' tremolina. La regia per fare questo cartamugliello gli è venuto male perché lui è tutto preciso, tutto gna 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 gna, e allora dicevo no, devono essere tremolanti appositamente, e quindi gli è venuto male, ma ce l'abbiamo fatta. Allora io qua l'ho già disegnata, eccola qui, e ottenete appunto la vostra letterina disegnata. La tagliate un pochino la carta per togliere il grosso, togliere la parte diciamo più abbondante. Prendete il Pannolenci. Sono ancora poco convinto, Regia, non ti devi convincere, tu devi eseguire in silenzio e punto. Ecco. Allora, come a scuola, non toglie la suoneria neanche, ragazze. Non so se avete notato le papere di sottofondo. Non erano delle papere che passavano di qua. È la suoneria della regia che gli ha messo mia figlia. Va avanti a tenergliela. L'ha messa 2 anni fa. Poi ha detto, no, ma la cambio e ce l'ha ancora. Va bene. Allora, alla rovescia, quindi sul retro del nostro Pannolenci glitterato viola, che da video sembra blu quasi, invece no, è proprio un bel viola, andiamo a stirare sempre la nostra lettera. Quindi appoggiamo, mettiamo la carta da forno e andiamo a stirare, ok? Qualche secondo proprio ed è già applicata, quindi veramente, veramente super veloce. Togliamo ovviamente tagliamo la stoffa così un po', per togliere la parte diciamo più ingombrante, e andiamo poi a ritagliare sempre con manina un po' tremolina, quindi veramente vedete la comodità di avere delle lettere poco precise, che non dobbiamo stare attenti al fatto di farle regolari, ma ci vengono insomma da sole un po' così tremolanti, ed è perfetto per questo nostro bellissimo progettino un po' provenzale, un po' così, un po' sciabbia anche nel suo genere. Ok, quindi ritagliamo tutto quanto, che poi la scritta home ve la potete snocciolare in tantissime altre varianti di progetto, no? È comunque una classica tag che potete mettere su qualsiasi altra cosa, anche in tante altre stagioni, no? Giusto? Perfetto. Perciò davvero è una scritta che vi consiglio di tenere in archivio, perché insomma può sempre servire. Ok. Allora, nota sul diario per la regia. Regia, portami il diario perché hai fatto suonare il cellulare in classe.
Ciao Luigia, riesci a seguirmi? Sono contenta, bene, progetti Gabri, dice la Lara. Ai, ai, ai. Due matti siete voi due. Scusate, ogni tanto do una trincatina d'acqua. Accidenti, la nota sul diario. Allora, questa è la nostra letterina, ok? Adesivata, quindi qua basterà togliere la carta e ho ottenuto la mia lettera. Vi ricordo che questo tipo di teletta termoadesiva potete usarla per doppiare il tessuto e renderlo più rigido, e l'abbiamo già detto, per bloccare lo sfilacciamento del tessuto, l'abbiamo detto, e lo possiamo usare stoffa con stoffa, oppure stoffa su cartone, oppure ancora stoffa su legno, ok? Quindi anche se volete fare già una tag con scritto home, una tag di legno, basterà applicare le letterine così fatte direttamente sul legno col ferro da stiro normalmente. Ma la nuova collezione Emily, sì, assolutamente, tra pochissimo ci sarà. Quindi stiamo finendo le ultime cosine, ma poi vi diremo, ovviamente prima faremo la presentazione ai nostri rivenditori, che la faremo in realtà, ve lo dico, se, sabato, domenica, mi ricordo più. Colleghiamo adesso. Eh? Non lo sanno ancora che cosa Ok, c'è. vabbè, insomma, lo faremo la prossima settimana, ma poi glielo faremo sapere, e poi ci sarà quella invece per tutti voi, insomma, quindi a brevissimo, a brevissimo. Allora, una volta ritagliata la vostra letterina, adesivata, spoilerà, non andate ai nostri negozianti, boh, non so, non la spoileriamo, non la spoileriamo, 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 non spoileriamo, non mi ricordo se è domenica, giusto? Sì, domenica. Vabbè, allora ragazzi, ormai l'ho spoilerata, quindi non sarà domenica domani, ma la prossima domenica, quindi prossima domenica, se siamo ancora vivi. Come si suol dire, anche perché insomma, diciamo che l'età e tutte queste cose da fare non aiutano. Ecco, quindi se siamo ancora vivi, ci sarà la presentazione per i negozianti. Yeah! Presentazione ovviamente primavera-estate 2022, ragazze. E già ci siamo, ci siamo. Allora, continuiamo qua il progettino che già vedo che stiamo già sforando, come sempre. Allora, nel progetto troverete riservata solo a loro per il momento, infatti sì, poi dopo ci sarà quella per invece i privati, ma siamo qua, ragazzi, manca pochissimo, manca pochissimo. Allora, l'altro cartamodellino che vedete sono questi due riquadri, perché vi ho fatto due possibilità di dimensione, cioè quella più piccola che riquadra solo la lettera, quindi è della misura della lettera, mentre quella un po' più grandina è se volete fare un doppio gioco, come in realtà ho fatto per questa proposta qua. Quella che vi ho fatto vedere prima con le lettere già stampate. Qui ho fatto un doppio riquadro, quindi quello piccolo e poi quello più grande, ok? Ovviamente i riquadri poi li potete ingrandire, rimpicciolire, come anche le lettere. Questo è normale perché è comunque una fotocopia, quindi avete la possibilità di fare tutte le varianti di misura. Vedete, carina, la regia l'ha notata, la trasparenza della garza. Le nostre garze, in questo caso, che trovate nella Strega Box, hanno questa trasparenza, quindi carino anche l'idea di vedere un po' il sotto, quindi molto molto simpatico, molto grazioso. Perfetto. Perciò qui sono andata a disegnare nello stesso modo come ho fatto per la lettera. Ho disegnato il quadrato sulla garza, vedete, sulla teletta termoadesiva, l'ho stirato sulla garza, adesso vado a ritagliarlo. Quindi il sistema è lo stesso anche per i quadrati, perciò facciamo la stessa identica cosa, andiamo a ridisegnare e a ritagliare così, ok? Ah, non vi ho detto, ad esempio, se volete fare una sola copia, potete fare questa cosa per non avere troppe copie. Sempre al top le vostre proposte. Grazie, Emi, grazie, grazie, grazie.
Allora, per non avere 100 fotocopie, potete fare anche così, ho fatto il taglio intorno e intorno e poi ho ritagliato l'interno e ho lasciato attaccato solo per un pezzettino, così vado comunque a disegnare o la sagomina piccola o quella più grande e ottengo praticamente in un unico cartamodellino le due misure. Potrebbe essere un'idea che magari vi può essere utile, ok? Quindi tutto quello che mi viene in mente io vi dico, attenzione che dice la regia. Sì, è un sistema che uso spesso quando ho due parti così che possono rimanere unite nel cartamodello. Ok, una volta ritagliate, anche qui stacco la carta sul retro e vedete che la nostra garza in questo modo non sfilaccia più, che è una bella roba, cioè tanta roba. Vedete com'è bella trasparentina, mi dà anche questa idea un po' proprio di primavera. Allora, io poi ho ritagliato già il pezzettino, invece il quadratino più grande, e quindi è in misura con quello più piccolo in questo modo, ok? Perciò basterà semplicemente andarlo a stirare uno sopra l'altro, quindi anche qua mettete sempre la carta da forno sopra. Io sinceramente ormai questo ferro è poverino. Minù, ma buongiorno, ben arrivato, comunque felice che di leggerti, insomma. Ok, e così le due quadrati stanno già uno sopra l'altro, già ben fatti e ben messi. Dopodiché prenderò le mie lettere e vado a, aspetta, questo lo possiamo anche spostare, vado a posizionare la mia lettera in questo modo. Adesso l'H non si capisce bene la parte, forse è così, sì, no, era dall'altra parte, vabbè, insomma, trovate il sopra e il sotto che vi piace di più, perché tanto l'H non ha molto il verso. Mettete sempre la carta da forno, sì, provenzale, dai, ci fa sempre un po', mi fa molto primavera, no, l'effetto così della... il tema della Provenza ci sta sempre in primavera, è comunque un classicone che sta sempre bene con tante cose. Ok, e così abbiamo la nostra scritta, la nostra H. Mi piace di più con il contorno bianco, e sì, si può fare ovviamente i giochi di contorno, si possono lasciare, si possono mettere o non mettere, insomma lì assolutamente vedete già qua abbiamo tre proposte di scritte diverse, con lo stesso sistema abbiamo già tre diversi effetti. L'H dell'ospedale, ma dai, ma adesso ci mettiamo anche la lavanda, che ospedale vai te? In Provence? Ospedale provenzale, vai tu. Guardate già, vedete, tre effetti differenti. Ah, lui va nell'ospedale shabby chic, perché sei chic, certo. Tre effetti diversi sempre con la nostra strega box, ok? Quindi davvero potete farne. Ok, veramente vi divertite in questo, con questa tecnica. Io ho già fatto quindi la H, ho già fatto la O, la M e la E. Allora, io qui le ho attaccate in verticale, no? Quindi con il nastro, e le ho messe verticali come proposta. Carina però anche l'idea di metterle in quadrato. Bellina anche questa. Prossima live la regia, guarda, ma sai che glielo dico sempre, Chiara, ma dice che lui deve fare la regia, che quindi non ha tempo di fare queste cosine qua, hai capito? E mi snobba, ma lo coinvolgerò sicuramente nella presentazione della collezione nuova, quindi aspettatevelo che ci sarà anche la regia. Regia, sei in grado di allargarmi un po' la visione? Ce la possiamo fare? Sì, perché sei al massimo, più di così non puoi fare, quindi non è che... ok, basta. Sì, sarebbe in grado. No, lo vorrei vedere all'opera. No, ma in realtà la teoria la sa tutta. Poi, vabbè, la pratica, logicamente, insomma, dai. Tu invece saresti in grado di fare la regia? Certo. Faccio io la prossima volta la regia, vediamo cosa esce. Guardate, anche stavo dicendo, questa idea di metterla a quadrato
Carina anche così. Potreste fare anche una taghettina, una cosa del genere, magari poi decorata con i fiori di lavanda, un fiocco, bellissimo. Oppure appunto con i nostri ritagli del tessuto, quindi delle nostre stampe della lavanda. Allora, qui per poter decorare, brava Silvia, ognuno il suo mestiere, anche perché, allora, già siamo insieme 24 ore su 24. Se facessimo anche le stesse identiche cose, saremmo spacciati. Mio marito Raffaele dice che è molto solidale con la regia. Ecco, Silvia, digli a Raffaele che chissà come mai, so io, tra uomini, con un nuovo fumetto. Non ho capito perché Rossana un fumetto, non ho capito. Adesso poi mi spieghi. Allora, aspetta che faccio una bevutina. Dicevo, se vogliamo decorare le letterine come ho fatto qua con la lavanda, ad esempio, basterà andare a ritagliare, diciamo in maniera grossolana, ok, il pezzettino. Voglio spezzare una lancia per lei, fa veramente un gran belasso. Ma sì, certo, ma falda, è che, insomma, se glielo diciamo troppo, poi lui si gasa, capito? E poi dopo chi lo sente più? Già c'ha il suo ego così. Se poi dopo gli diciamo che è bravo, è bravo, è bravo, ciaone proprio, capito? Vabbè. Dopo che abbiamo ritagliato in maniera grossolana il contorno, andiamo sempre a mettere la termoadesiva sul retro, ok? Andiamo a ritagliare e quindi otteniamo il nostro ritaglino già di lavanda. Ma io ve lo farei vedere velocemente, tanto ci mettiamo veramente un attimo a farlo. Ecco, la regia già mi dice occhio allora, occhio allora. Sì, ma siamo in tempo, guarda, faccio proprio in un attimo. Ok Rossana, sì, hai ragione, esatto, con la sua nuvoletta quando faceva le foto in fiera, hai ragione, non capivo a che cosa ti stessi riferendo. Sì, esatto, quindi già capisci a me, capito, che poi se la tira, si gasa troppo, non va bene. Allora, mettiamo il ritaglino sulla teletta termoadesiva, ok? Vedete, il ritaglino, ad esempio, è troppo grande il ritaglio di teletta termoadesiva, quindi lo dobbiamo un pochino ridimensionare. Perché? Perché se no si appiccicherebbe alla carta da forno, comunque al ferro da siero. Perciò l'ideale è sempre che la teletta termoadesiva non fuoriesca, dove la pattumiera è mancata ovviamente, non fuoriesca dal tessuto. Cosa state scrivendo? Che io mi perdo i pezzi poi perché non riesco a fare troppe robe insieme. Allora, scaldo sempre la teletta termoadesiva, ok, lascio raffreddare, anche perché sennò insomma ci si scotta le dita. Quindi bisogna lasciare raffreddare per forza e poi vado a ritagliare. Vi faccio vedere, vedete che ritagliare con un contorno è veramente super facile, super veloce. Ovviamente se invece volete andare proprio per filo e per segno è un pochino più complicato. Il pannello in pannolini lavanda per l'edilizia disponibile ai rivenditori, sì, allora sia le strega box che i pannelli, quindi sia questo con la stampa, sia quell'altro, adesso ne manca un pezzettino perché ovviamente l'ho appena ritagliato, sia quell'altro con la lavanda texture, ok, che è questa, che sono i due abbinati, li potete ritrovare certo dai nostri rivenditori che li hanno acquistati, che sono rivenditori Strega Box, e trovate l'elenco di questi rivenditori oddio, c'è una scritta ciao, spasiba, che non so, è l'unica parola che so in russo, che vuol dire grazie, ma non so che cosa mi è scritto. Ok, in cirillico no, capisco, già non capisco l'italiano, figurati. Allora, ritagliamo quindi tutto il contorno. Dicevo, i nostri rivenditori in generale e soprattutto anche quelli che stiamo dicendo ora delle Strega Box, tutto l'elenco lo potrete trovare sul nostro sito. Gabri?
Quanta pazienza, ragazzi. La prossima extra live catino a portata di mano, perché è un secchio qualcosa, perché così se ci vengono i conati di vomito, che la regia ce li fa venire, così abbiamo già il catino a portata di mano, né? Allora ritagliamo, vedete, in maniera molto molto semplice, e andiamo a togliere, è più difficile togliere la carta in realtà che ritagliare, e andiamo a mettere per esempio qui sopra al tetto, piuttosto che sulle lettere, insomma dove volete possiamo andare a applicare la nostra decorazione, ok? Sempre ferro da stiro, qualche secondo ed è già applicata. Ok, vedete? Eccola qua, che carina. Perfetto, allora per concludere, per unire il tutto, dove ho messo i miei nastrini, allora i nastrini che ci sono all'interno della strega box, abbiamo detto, sono questi qua, quindi potete decidere quelli da utilizzare sia per il fiocco sia per l'unione, adesso vi spiego. Ovviamente, ripeto, potete poi montarli come preferite. Regia, un po' da lontano ti avevo chiesto. Tessi, se prendi le tue... Allora, è sempre colpa tua. Sì, Chiara, perché... Allora, gli ho detto, prendimi un po' più distante, mi avvicina senza dirmi niente, che poi sbaglia e ci fa venire il mal di mare. Insomma, veramente, oggi ti parte la seconda nota, Quando arriva la strega box, allora la strega box già ce l'hanno i nostri rivenditori, quindi è disponibile da lunedì. Ok? Perfetto. La terza cosa, la terza? La terza nota? La seconda nota? Alla terza? Ok, ti sospendo. Sì, no, non ti posso sospendere, mannaggia a me. È quello il problema. Allora. Potete divertirvi quindi a fare il fiocchi di decoro. Vi ricordo che per fare i fiocchi molto comodo è il nostro attrezzo Nastrarte, quindi ti fa gli scherzetti, sì, esatto. Perciò potete anche fare appunto più colori, un genio incompreso. Certo, sì, Chiara, te lo manderei a te un po' di giorni sto genio qua. E quindi fare tre fiocchi e poi metterli uno sopra l'altro. Guardate, carina anche l'idea, volevo farvi notare ovviamente la chicca della piccola passamaneria, questa treccina che sta al centro, molto molto carina, che potete utilizzare in realtà anche per fare l'appendino, che è molto comoda perché rimane un po' rigidella, molto molto carina. Qui ho utilizzato invece questi altri due fiocchi, vabbè, per fare il fiocchetto, e poi ne serve uno per fare l'attacco delle lettere, quindi decidete ovviamente quello che vi piace di più, vedete, quello passerà sul retro del lavoro e unirà tutte le lettere, quindi tutto quanto il retro. Ok, poi potete anche andare ad applicare qualche nastrino qua e là per decorare il tutto. Qua l'ho messo, qua no, insomma, poi dopo decidete voi. Per completare all'ultima lettera, quindi potete andare a ritagliare così il nastrino a coda di rondine. Ok, quindi adesso vado a incollare così velocemente un nastrino sul retro, ma poi insomma il sistema, diciamo che sicuramente l'avete capito, l'avete visto, perciò ognuno di voi potrà fare a suo gusto il tutto. Ok, scusate, la regia mi sta comunicando una cosa, gira la ruota, no, niente. Allora ragazze, mi spiace, ma oggi abbiamo dei problemi con il cellulare, con il nostro WhatsApp, non abbiamo capito perché. La regia ha provato stamattina a risolvere il problema, ma nulla di fatto. Quindi prima di fare dei casini inutili, no, oggi non ci sarà il giro alla ruota della creatività, quindi non possiamo fare il nostro solito gioco. Ok, perché abbiamo proprio un problema con, non si capisce se con il cellulare, ok, mi farò perdonare settimana prossima, ok, quindi magari settimana prossima se avremo tempo, vediamo, magari ne facciamo due, insomma, vediamo un attimino,
Ok, capiamo di risolvere. Non vi annoia, no, Rossana, no, no, non ci si annoia, sicuro, in generale, anche perché se solo si litiga un po' e la noia passa, cioè, come dire. Allora, qui in fondo alla casettina possiamo andare a mettere un goccino di colla. Vuoi che zoom? No, non zoomare, regia, sta fermo lì, ti taglio le gambine, le ditine, tutto quanto, te le spezzo oggi, eh? Ok? Va bene, allora incollato qui e poi andiamo a incollare le nostre letterine. Ovviamente state attenti, una sommatina, così sembra una roba brutta, cioè brutta, sembra una roba che non si dice, regia, eh? Ok, adesso diventa vietato ai minori questo live. Allora, vabbè, sarò anche maliziosa, però sembrava proprio così. Allora, ragazze, stavo dicendo l'ultima cosa che vi volevo dire, poi insomma abbiamo finito la spiegazione. Attenzione alla distanza e anche a come mettiamo la colla, quindi per non fare casini e per non fare, aspetta che tiro giù la manica che c'è sto bracciale che continua a sbattere, per non fare pasticci con la colla e per identificare bene dove andare a collocare le lettere, possiamo anche dare una cadenza regolare e segnarla con il pennarello evanescente, ok? Quindi io ho fatto due lineette da qui a qui e so che la colla andrà posizionata solo da lì a lì, quindi evito di sbordare e così anche di sporcare il retro che, della lettera, insomma. Quindi vado ad applicarla bella, pulita e così anche dietro il lavoro è perfetto. Ok? Quindi questa cosa la faccio poi per tutte le lettere. No, la O dov'è? E così ottengo un bel lavorino. Va bene, ragazze? Quindi questo è il sistema. Possiamo veramente andarci a divertire cambiando posizione alle lettere, dimensione. Possiamo anche fare, diciamo, effetti di colorazione differenti. Regia, se... Va bene. Facciamo i complimenti, insomma, anche questa regia. Ma io, guarda, prossima volta davvero lo mettiamo, una volta lo dobbiamo mettere al lavoro, c'è in mente una cosina da fargli fare, ragazze, voi seguiteci che vedrete che prima o poi ve lo farò vedere. Sì, Ramon e Sandra, certo. Sì, no, ma in realtà la Sandra è lui e io sono il Raimondo, ragazzi, in questa coppia è così. Avete presente la Sandra che tirava sulle coperte, che era sempre quella un po' più esagitatina dei due? Ecco, è lui. Io sono il Raimondo, sempre quello un pochino più pacato, più... più tranquillo, e anche a letto fa così, ragazzi, uguale alla Sandra, cioè le coperte così, sta fermo un attimo neanche lì, eh? E quindi no, non si dorme mai tranquilli. Vi ricordo che non fa su YouTube, è super visualizzato, non ho capito, anche hai fatto tu, allora sì, anni, secoli fa, la regia ha fatto un video tutorial che se avete voglia andatevelo a guardare sui trick e track, che si era anche scottato, esatto, ha fatto questo video con questi pezzetti di feltro, insomma, che erano incastrabili tra loro, e live praticamente si è dato una scottata al dito, ma ha fatto finta di niente con proprio self control, ma gli è venuta una piaga grossa così, ok, e ha fatto questo video, ma poi è stato l'unico. Come mai hai smesso, regia? Dopo il basco e la maglia, ah sì, hai ragione, anche quello che aprono gli aircraft li ha fatti lui, lì era solo il modello. Qualche volta proprio lo mettiamo a eseguire, ma chi mi ferma, certo. Allora, ragazze, la puntina qui in fondo la andiamo a piegare a metà,
ok? E facciamo il taglio a coda di rondine, che sembra una scemata, ma alcune volte ci si sbaglia, ok? Voi dovete sempre fare questo ragionamento. Io piego a metà, dall'esterno, quindi dall'apertura del taglio, vado a tagliare il svieco e così mi viene la mia codina a coda di rondine, ok? Perfetto, benissimo. Dopodiché, ovviamente, nella parte alta non dimentichiamoci il gancetto, quindi il gancettino lo possiamo fare con un nastrino più piccino o comunque con un cordoncino, o comunque se avete un nastro alto e volete lo stesso fare il gancetto, tenete conto che lo potete anche ripiegare a metà in questo modo e quindi ottenere un nastrino più basso, ok? Quindi anche questo può essere un modo di utilizzo dei nastri. E poi andiamo a incollarlo sul retro e lì poi vi sbizzarrite con i fiocchi. Ok ragazze, quindi questo è il lavorino che dobbiamo andare a fare. Spero che anche questa, diciamo, questo progettino, questa taghettina home vi sia piaciuta, che vi sia insomma anche di spunto per fare sempre le vostre creazioni. Eccola qua. Regia, che dici tu? Com'è? Volete vedere il video? Che video? Quello lì del tuo? Ce l'hai? Dai, dai, vediamolo veloce. Ma no, un pezzo, regia, era lungo, eh? Un piccolo pezzettino, dai, sì, vediamolo. Intanto bevo perché sto veramente con la gola che mi brucia. Dai, vediamolo, faccio due risate. Allora, intanto notiamo la foto del trio. Allora, questo era quanti anni fa, regia? 10 anni fa. 8 anni fa, 2012, 8 anni fa. Allora, alla sinistra potete notare la nostra Valarani, che è la nostra Cristina del laboratorio di Cristina, nostra carissima amica. Al centro una regia coi capelli, innanzitutto, e non grigi, innanzitutto, e senza la barba. Però ce li avevi, ma come ce li avevi sti capelli, Gabri? Ti facevano un'onda strana? Vabbè. E io a destra, va bene. E abbiamo gli 007. Allora, questo era il progetto, quindi porta panettone. Oggi voglio farvi vedere... Da ridere, aiuto, no, date la faccia. Ma qui ti è cresciuta la barba in un secondo, cioè prima non ce l'avevi e puff, ti è cresciuta. No, vabbè, ragazze, scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate di questo video. Sto morendo da ridere, sono qua con la bottiglia in mano, non ho fatto neanche il tempo a bere. No, vabbè. Chi se lo ricorda la regia così? Da quant'è che ci conoscete voi ragazze? O magari anche da prima, chissà. No, 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 guarda, cioè lacrimone, già mi lacrimavano gli occhi prima, adesso mi curerà tutto il trucco. Vabbè, regia, devo dire che sto taglio però di capelli era inguardabile. Che taglio avevi? Non li avevi tagliati, cioè i capelli ribelli. Perché lui in origine, quando aveva i capelli, erano ricci. Oddio, Dio, vabbè, oggi ragazze non abbiamo fatto il giro alla ruota, ma direi che con questo finalone ci siamo divertiti, oggi lo prenderò per il sedere tutto il giorno. Oddio, Dio, grazie ragazze, siete carinissime. Io me lo ricordo, dice la Emi, ovviamente Emi, certo, tu ti ricordi anche ancora prima. Ci mette il link, certo, sì, adesso ve lo mette, ragazze, così quando siete un po' tristi andate a vedere il video e lo vedete fino a... Ma poi hai visto com'era lì, così, altezzoso, con la schiena dritta, pancia in dentro? Gogolandia, io vi conoscevo, certo, Alexia. Esatto, cioè, hai visto, gli è cresciuta la barba così in un lampo, subito, papà... La barba, perché sono sfocata io invece? Vabbè, misteri della tecnologia. Ecco, Benis, grande, dice. va bene, ragazze. Trovato il video e salvato. Benissimo, Milena, quando sei triste riguardalo. Io lo farò sicuro. Non ti avrei riconosciuto in quella foto.
Ci vuole, certo, Quintina, assolutamente, quello è l'importante. Lo voglio vedere tutto. Benissimo, lasciateci i cuoricini allora sul video quando lo guardate, così la regia si gasa. E vabbè, dai, in 8 anni, sono quasi 10, si cambia. E vabbè, Patti, noi ci conosciamo da una vita, io e te ci conosciamo ancora da prima di conoscere Gabri, ma tu ovviamente lo conosci da 20 anni, da 25 anni anche tu. E vabbè, presenta, dove si può vedere la presentazione dell'estate 2021? Dove si può vedere? Allora, WhatsApp ti possiamo mandare il link, ci scrivi su WhatsApp e ti rimandiamo il link. Un bacio dalla Francia, Capucin, bacione. Va bene. Cosa ha messo? Insomma, qualche link di qualche video. Bene, bene, bene. Guarda, regia, ti sei preso un sacco di complimenti. Si è migliorato, Rosana, si ha ragione, ma erano quei capelli che non si potevano vedere. Poi sai che cos'è? Che l'uomo brizzolato, secondo me, fa sempre una sua porca figura. Non ho capito perché le donne no, questo me lo dovete spiegare. Anche la storia dei peli, cioè sta cosa qua bisogna finirla. Non è che gli uomini possono essere pelosi e va bene, e noi ci dobbiamo sempre sbattere a fare la ceretta e a farci la tinta. Cioè, non è cosa, ok? Dobbiamo rivoluzionare il tutto, ok? Perfetto. Bevo perché sto morendo, scusate. Ok, maledetta questa allergia. Con il libro in mano sembra uno che fa le televendite, sì, è il mastrotta della situazione. Va bene, va bene. Sei sempre stato carino, vabbè, la Patti ci vuole bene, quindi non fai testo te, Patti. Quei complimenti non fai testo. E Patti, ti ricordi quando si era vestito da Babbo Natale? Per il Gabri. Peccato che non abbiamo più le foto, chissà che fine hanno fatto. Una volta non c'erano i cellulari dove si poteva riprendere tutto, no? Si era vestito anche da Babbo Natale per il bimbo della Patti una volta tantissimi anni fa, e me lo vedo ancora. Va bene, ragazzi, allora adesso davvero ci siamo dilungati tantissimo. Va di moda addizionata, hai ragione, ok. Però insomma, dai, ci sta a farci due risate in più. Vi ricordo ovviamente che la diretta la potete riguardare sui nostri social, quindi come un tutorial e tutto quanto. Grazie Milena. Il cartamodello di oggi per fare questa carinissima tag lo potrete scaricare gratuitamente dopo la diretta, se la regia non decide, non so, di andare a fare, non so, la televendita, ok, ce lo pubblicherà, e lo potrete scaricare solo e soltanto dal nostro gruppo Facebook Creativa Club, ok? Mi raccomando, scrivetemi, fatemi vedere tutti i vostri lavori, magari anche quelli che avete fatto con le Strega Box e con il cartamodello gratuito della scorsa settimana, oppure insomma mi farete vedere anche questo del Provenzale, fateci sapere qualche insomma idea, tutto quello che pensate che magari volete vedere, che vi può piacere anche per quanto riguarda i temi delle prossime Strega Box, così intanto noi immagazziniamo e poi piano piano vi rifacciamo vedere. Mi raccomando, andate sul nostro sito www.creativabox.com perché sono appunto disponibili gli abbonamenti di questo mese. Ok, vedete anche l'unboxing sempre sul sito, così vi fate l'idea di che cosa sarà. Abbiamo detto che sarà un pupazzo barra ghirlanda barra pupazzo barra ghirlanda. Ok, è chiaro, no? E quindi vi do appuntamento sempre al prossimo sabato, sempre alle ore 14. Andate anche dai nostri rivenditori che sono in tutta Italia. Sul nostro sito trovate l'elenco dei rivenditori diviso proprio e tutto quanto. Faccio vedere ancora il cestino. Sì, aspetta lì. Aspetta, non ero pronta. Questo è il cestino in realtà dello scorso mese, ragazzi, quindi adesso è disponibile la nuova mini creativa box del nuovo mese, ok? Quindi non più questo, che faremo poi per chi ha acquistato già la mini creativa box, faremo metà mese, adesso non mi ricordo la data esatta, comunque ci sarà poi il corso live. Lunedì vi pubblico invece i compiti, ragazze, e niente, perciò insomma scrivetemi, fatemi sapere
tutto quanto così ci può riguardare, ci può interessare, scrivete, scrivete, scrivete. Un saluto alla nostra super regia, un bacione a tutte quante voi e niente, vado dal mio Giorgio Mastrotta. Ciao ragazze, buona settimana! Spero che questo video tutorial ti sia piaciuto, se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale e attiva la campanellina così sarai sempre avvisata su tutti i nuovi video tutorial e sulle live. Ricordati anche di iscriverti sui nostri social, troverai il link in descrizione. Inoltre tutti i nostri materiali li potrai trovare presso i nostri rivenditori. Per informazioni www.creativabymarta.com. Ciao e al prossimo video!